Cosa speri di trovare oltre quella porta? Conoscenza, innanzitutto. Altair era un uomo assennato e un autore prolifico. Edificò questo posto come ricettacolo della sua saggezza. Vide molte cose nella sua vita e apprese molti segreti, inquietanti e strani, che avrebbero condotto alla disperazione esseri più deboli. Questo ti preoccupa? Farei meglio a uscire vivo di lì. Lo spero anch'io. Né saggezza. Soltanto tu, fratello mio. Riposa in pace, Altair. Hai provveduto ai miei libri? Sì. Alcuni li abbiamo affidati ai Polo. Gli altri verranno con me ad Alessandria. Bene. Molto bene. Padre, una cosa non capisco. Perché costruire una biblioteca se non intendete tenere i libri a... Adesso va. Al ritorno dei Mongoli, Masyaf deve essere deserta. Capisco. Non è affatto una biblioteca. È una cripta. Al sicuro da mani avide, fin trasmesso il segreto che contiene. Quale segreto? Va, figlio. Va con la tua famiglia. E vivi con onore. Tutto ciò che di buono c'è in me iniziò con voi, padre. Perché tanta è la saggezza, tanta è la pena, e colui che accresce la conoscenza accresce il dolore. Che cosa ti dice? Che cosa vedi? Strane visioni e messaggi di coloro che vennero prima e della loro caduta. Ma che cosa ci accade, Altair? Alla nostra famiglia? Cosa dice la mela? Chi erano coloro che vennero prima? Che cosa li ha condotti qui? Quanto tempo fa? A cosa? Questo è il mio dovere, Maria. Se ve lo chiedono, dite che mi sono disfatto della mela. Dite che l'ho mandata a Cipro, o nel Cipano, o che l'ho gettata in mare. Dite qualunque cosa tenga gli uomini lontano da qui. Questa mela non deve essere trovata, fino a quando non verrà il momento.
un altro manufatto. No. Tu rimarrai qui. Ho visto abbastanza per una vita. Desmond. Sta parlando. Ho già udito il tuo volta, Desmond. Molto tempo. E ora indugia nella mia mente come un'immagine di un vecchio sogno. So bene dove tu sia, né in che modo tu riesca a udirmi. Ma so che mi stai ascoltando. Nello scopo, ma attratto come una falena da una luna distante. E qui, al fine, scopro una strana verità. Sono solo un tramite per un messaggio che elude la mia comprensione. Chi siamo noi, benedetti a tal punto da condividere le nostre storie così, da parlarci attraverso i secoli? Forse rispondo tutte le mie domande. Sarai che alla fine darà un qualche valore a tutta questa sofferenza. Ascolta. Riesci a sentirmi, nullità? Ce la fai a vedermi? Ah, eccoti qua. Bene. Strano posto. Questo giunto temporale. Non ho molta famiglia. È stato il campo di Minerva. Vedo che hai ancora molte domande. Chi eravamo? Che fine abbiamo fatto? Che cosa vogliamo da te? Otterrai le tue risposte. Basta che ascolti e io ti rivelerò come. Prima della fine e di ciò che ne seguì, noi tentammo di salvare il mondo. Costruimmo delle cripte in cui operare, ognuna dedicata a un diverso metodo di salvezza. A Monruolo, dare la guerra che infuriava di sopra, e per precauzione, nel caso i nostri sforzi fossero falliti. Il sapere di ogni cripta fu trasmesso in un unico luogo. Nostro dovere, mio, di Minerva e di Giunone, smistando tutto, scegliemmo le che sembravano più valide e promettenti e ci dedicammo con tutte le nostre forze a verificarne i meriti. Ne provammo sei in successione, una più incoraggiante dell'altra, ma nessuna funzionò. E quindi il mondo finì.
La terra tremò per giorni. Il fuoco bruciò per settimane. E quando le ceneri si posarono, meno di 10.000 dei vostri erano sopravvissuti. Ma proseguì insieme a ricostruire, a ripristinare. Ascolta, devi andare lì, nel luogo in cui operammo. Operammo e perdemmo. Prendi le mie parole, passatele dalla fronte alle mani. È così che ti aprirai la strada. Ma bada, c'è ancora molto in bilico. E non so come finiranno le cose. Né nel mio tempo, né nel tuo. Un attimo, guardate, i suoi dati si stabilizzano. Succede qualcosa. Si sta muovendo. Desmond, riesci a sentirmi? Figliolo. So che cosa dobbiamo fare. Thank you.
ragazzi che non chiederete ai vostri occhi, venite a vedere, descrivere. Non rimarrete. Alla prossima, allora. Grazie per esservi rivolto a me. Venite ad acquistare i libri più caldi del momento. Non posso avere proprio tutto. Arrivederci. Utilizzo solo sete e cuore. Arrivederci allora! Insomma, devo chiamare le guardie! Accidenti!
Mentore, è un onore servirvi. Amici, perché non acquistare da me? Ho alcune tra le migliori attrezzature del distretto. Ecco. Lascereste morire? Oh, soldi? Oh,
Thank you.